sul rinnovabile, che però invertendo però le proporzioni. Ma non si può fare dall'oggi al domani riempiendo tutti gli spazi con pale e pannelli, bisogna modificare l'intero sistema. Oggi la rete elettrica è organizzata prevalentemente per distribuire e non per ricevere da tutte le fonti rinnovabili, perché sole e vento sono discontinui. Significa che anche aumentando una produzione di eolico, fotovoltaico o termodinamico, il sistema non è in grado di accogliere un aumento di questo tipo di energia e va in tilt. Bisognerebbe programmarle le rinnovabili, ma come fai a programmare la distribuzione di un'energia discontinua in un intero paese? Dopo la pubblicità vedremo chi invece in questo momento sta provando a farlo. Il segnale dice lavare domani tra le 10 e le 12, perché probabilmente in quelle ore il sole risplenderà di più e ci sarà più energia dagli impianti solari. Allora, stavamo dicendo che è inutile aumentare la produzione di energia dalle rinnovabili se non si cambia il sistema di distribuzione, perché quello che abbiamo oggi non è in grado di sfruttare al massimo l'energia discontinua, che è quella appunto prodotta dal vento e dal sole. Bisogna cambiare l'architettura della rete elettrica. Più lunga è la distanza fra il luogo di produzione e quello di consumo, più energia si disperde, quindi accorciare la catena. E poi l'architettura deve essere in grado di accogliere e contemporaneamente controllare sia i grandi impianti fossili che quelli piccoli di rinnovabili, anche quelli che possiamo avere dentro casa. L'Europa ha detto: cominciate a pensarci. Sono stati stanziati dei fondi e poi ogni Stato ci mette del suo. E allora andiamo a vedere a che punto siamo in Italia e che cosa si sta facendo poi in Germania. Milano, Cesi Ricerca, società a maggioranza pubblica controllata dall'Enea. Qui si prova a immaginare un mondo pensato per isole autosufficienti, quartieri, città che si scambiano energia. Le centrali sono piccole e si trovano vicino alle persone. Così non si spreca niente. Quindi produciamo energia elettrica e siamo connessi alla rete, per cui eventualmente se non la sfrutto, se l'utente non la sfrutta direttamente nel suo impianto, io la posso far sfruttare a qualcun altro lungo la linea di distribuzione. Quindi non si butta via niente. Ma non solo questo, anche produzione di calore, e il calore lo utilizza lo stesso utente. Questa è una caratteristica di un impianto di piccola taglia. Il problema di impianti di grossissima taglia è che è difficile trovare un'utenza che abbia proprio bisogno di questo calore. Praticamente, siccome non c'è e non serve a nessuno, questo calore si butta via. Esatto, e questo calore va ai fumi, al camino. Impianti di tanti tipi. Quello che vediamo qui è una cella combustibile di tipo PEM da 5 kW. Questo può essere collocato ad esempio in una casa. Cioè una casa se ha la necessità di avere una potenza installata intorno ai 3-4 kW, con una cella del genere da 5 kW potrebbe andare benissimo come generazione elettrica. A questo punto una microrete può permettere questo interscambio di elettricità e quindi quando viene prodotta in sovrappiù rispetto alle necessità viene, noi diciamo, esportata, cioè mandata verso la rete, e a quel punto la utilizzerà chi ne ha bisogno. Questo è un generatore solare termodinamico, è un sistema in grado di produrre energia elettrica attraverso la concentrazione della radiazione solare senza emettere nulla in atmosfera. E quell'energia imprevedibile delle rinnovabili che non si riesce a utilizzare subito si può conservare. Questa energia in più, anziché buttarla via, viene praticamente assorbita in accumulatori e quindi è possibile poi, anziché andare a utilizzare generatori che utilizzano combustibili fossili, si può utilizzare questa energia che è prodotta da fonti rinnovabili, e quindi è una funzione fondamentale. E perché vincano le rinnovabili, che non producono sempre alla massima potenza, ci vorrebbe un sistema intelligente capace di dire per esempio alle lavatrici o alle lavapiatti: adesso è il momento buono per funzionare. Insomma, regolare il traffico, non tutti nello stesso momento, in modo che alla fine basti per tutti. Quartiere per quartiere, città per città, regione per regione,
microreti intelligenti per tenere tutto sotto controllo e non sprecare niente. Se il sistema energetico si fonda su pochi grandi impianti, la trasmissione avviene a lunga distanza. La rete elettrica è composta da grandi dorsali con delle derivazioni. Se invece il sistema energetico è composto da piccoli impianti per autoproduzione, gli scambi non possono avvenire a molta distanza e la rete elettrica si trasforma in una rete di reti sul modello di internet. Ognuno scambia con i vicini, ma questa rete di scambio localizzata è collegata con altre reti di scambio. Adesso facciamo un ripristino. Quando la situazione di emergenza oppure la potenza disponibile è riaumentata, il carico verrà reinserito. E quindi che dice? Ripristino. A Milano si studia questa possibilità sul modello e questo mondo dove tutti producono, tutti consumano e si scambiano le eccedenze è solamente simulato. Mannheim. La Germania ha scelto di dare un taglio al nucleare e al carbone e gli impianti di energia rinnovabile qui sono già tanti. La microrete intelligente si può sperimentare direttamente nelle case con le persone. Il segnale dice lavare domani tra le 10 e le 12 perché probabilmente in quelle ore il sole risplenderà di più e ci sarà più energia dagli impianti solari. Prima lavavo solo quando era pieno il cestino dei panni, senza fare caso se il sole splendeva o meno. Diversamente, l'impianto fotovoltaico di questa signora, insieme ad altri impianti, avrebbe prodotto energia che nessuno avrebbe utilizzato. La lavatrice avrebbe chiesto energia a una grande centrale e sarebbe aumentata la domanda e i consumi. Le fonti rinnovabili riescono a immettere completamente in rete l'energia solo quando c'è un sistema intelligente di regolazione che assicuri che il livello di tensione rimanga costante, cioè che l'energia che proviene dalle rinnovabili possa essere completamente assorbita dalla rete. Diversamente nelle reti a bassa tensione, se c'è un sovraccarico, gli impianti di rinnovabili devono essere spenti per non compromettere la sicurezza della rete. E allora? La signora è una sola, ma come si fa a mettere tutti d'accordo? Impianti, elettrodomestici? Lo fa lui il lavoro. Eccolo il regolatore dell'energia, l'Energy Butler, la chiave della rete intelligente, quell'apparecchio che renderebbe inutile la costruzione di nuove centrali, regolando semplicemente la domanda, come ci ha detto l'ingegner Britta Buchholz. Energy Butler letteralmente significa il maggiordomo dell'energia. Guarda in rete quanta energia c'è e avvisa gli apparecchi dentro casa. L'abbiamo messo a punto in collaborazione con l'Università di Kassel e lo stiamo sperimentando con i nostri clienti. L'apparecchio dentro le case riceve dei segnali di prezzo dalla borsa elettrica di Lipsia e programma frigoriferi, lavastoviglie e forni elettrici. Quando vede che le tariffe sono convenienti, ci consiglia per esempio che possiamo mettere in moto la lavatrice o l'asciugatore. In realtà è questa scatoletta che accende direttamente gli apparecchi. Qui la scatola intelligente regola il frigorifero e la lavastoviglie. Per sicurezza, nel caso in cui le tariffe rimangono alte per molto tempo, nel frigorifero ci sono dei sensori che dicono alla scatoletta «dammi comunque energia». Qui vediamo che alle 7 del mattino c'è molta richiesta di consumo e la tariffa è alta. La scatola allora ci sconsiglia di usare l'energia. Nel momento in cui le tariffe scendono, si accendono gli apparecchi. Quando la borsa di Lipsia segnala una tariffa alta, significa che c'è molta domanda di energia. Sono le attività commerciali, le industrie che stanno assorbendo. Se in quelle ore, dentro le case, il regolatore abbassa di un grado la temperatura e fa partire la lavatrice al momento giusto, quando il carico è più basso, ci si sta dentro tutti. È un sistema molto efficiente, perché tutta l'energia proveniente da fonti rinnovabili non viene sprecata. Si consuma subito o si stocca nelle batterie. Risultato? È possibile rovesciare il mondo. Le fonti rinnovabili diventano protagoniste e si è creato un sistema che non fa crescere la domanda. Si sono abbattuti i consumi di energia fossile e quindi non serve costruire nuove centrali. Ritorno a Milano da Cesi Ricerca, dove si sta sperimentando lo stesso sistema. Vorrei capire perché non si fa uguale anche da noi. Noi sicuramente dobbiamo porci degli obiettivi grandi di rilancio del settore energetico italiano. Per poter fare questo è necessario avere dei finanziamenti adeguati, sicuramente in termini di entità, ma soprattutto avere una stabilità del sistema di finanziamento. Se ogni anno dobbiamo pensare di risolvere, oltre ai problemi scientifici, anche gli aspetti, diciamo, chiamiamoli burocratici, questo fa perdere del tempo.
Quant'è rincorsa dei finanziamenti e quant'è poi il lavoro di ricerca? Potremmo arrivare anche a superare il 30% con la rincorsa dei finanziamenti. In conseguenza si fa fatica a coinvolgere l'industria, che sarebbe probabilmente il punto focale di una ricerca concreta. Non dobbiamo essere alla ruota di un'industria tedesca che ad esempio è forte nel campo fotovoltaico, quando anche noi potremmo sviluppare dalla nostra le nostre tecnologie, come lo era in passato. Poi alla fine questo